ancora meglio, 1.49.8. Le due Mercedes, la prestazione 1.49.8, la prestazione di Hamilton. Vettel chiude in 1.51.6, a 1.07 ottiene e recupera la terza posizione. La gestione delle gomme intermedie in questa situazione è fondamentale, perché quando, quando non piove più la pista... Difficoltà di erogazione in uscita dalla curva 2, arriva adesso dopo il curvone 3 alla 4 dove c'è il primo intermedio. Migliora la sua prestazione, 27.2, a poca distanza dalla migliore prestazione in assoluto di Lewis Hamilton. Cordolo ha dovuto controllare un po' di sovrasterzo, secondo intermedio per Sebastian Vettel che è quello decisivo, 38.2. 38.2, ancora 4 decimi più lento rispetto al miglior intermedio di Hamilton. Pronta ora all'ultima curva, quindi viene esposta la bandiera a scacchi, è il primo a prendere la bandiera a scacchi. E Rosberg è più lento di Vettel di un decimo nel primo intermedio. Andiamo a vedere la prestazione finale di Sebastian Vettel, un primo 49 secondi, 908 millesimi. Ed è in seconda posizione con una strepitosa prestazione nell'ultimo tratto, Sebastian Vettel. Vicinissimo, appena 7 centesimi dalla migliore prestazione di Lewis Hamilton. Al momento fra le due Mercedes, Valtteri Bottas in prossimità del traguardo, e alta la sua prestazione. E attenzione a Rosberg perché ha recuperato un decimo a Vettel nel secondo, quindi sono veramente vicinissimi. Bottas è settimo, scavalcato ora da Massa. E abbiamo Hamilton, Vettel, Rosberg, Ricciardo, Kvyat, Massa, Verstappen, Bottas. Le difficoltà di Rosberg nell'ultimo tratto. Rosberg va a chiudere la sua prestazione del terzo. Quindi prima fila per la Ferrari con Vettel. Un obiettivo che mancava da 2 anni esatti, proprio dal Gran Premio della Malesia di 2 anni fa. Attenzione perché una splendida qualifica questa della Ferrari che ritrova la prima fila. Hamilton, Vettel.